Beh, prima bisogna premettere che internet, come dice il mio collega, internet è una rete di reti, quindi ci sono tanti soggetti che noi comunemente chiamiamo operatori di telecomunicazioni che al loro interno hanno infrastrutture fisiche, clienti e servizi. Queste reti di reti sono tra di loro interconnesse e quindi i singoli operatori possono collegarsi tra di loro, ovviamente per consentire all'utente dell'operatore A di prendere il servizio dell'operatore B e viceversa. Oppure appoggiarsi su infrastrutture come la nostra, che sono sostanzialmente degli hub, degli aeroporti, dove N operatori si collegano al punto centrale e scambiano infrastrutture, cioè e scambiano contenuti, dati, informazioni. Uno dei primi temi che si è posto immediatamente è che improvvisamente gli uffici si sono svuotati, le scuole si sono svuotate, tutti sono andati a casa, quindi i punti di fruizione di questi contenuti si sono spostati. Per cui da 600 persone, 1000 persone chiuse in un edificio con una loro interconnessione, immediatamente queste 1000 persone sono andate a consumare le infrastrutture nelle loro 1000 case. Se noi pensiamo a quanto usiamo a casa nostra in periodo normale la connettività, io banalmente la uso alla sera per guardare qualcosa, per leggere due mail, ma sostanzialmente pago un servizio 24 ore al giorno, 365 giorni, ma per usarlo 2 o 3 ore in fascia oraria la sera e il weekend. Improvvisamente tutto questo è cambiato perché la gente è a casa. Quindi il primo tema che ci siamo posti tutti è questa enorme mole di traffico, sommata a un utilizzo smodato, sfrenato e probabilmente anche in consunto di strumenti di videocomunicazione, per cui una chiacchierata a due, adesso siamo già in quattro con quattro video che consumano tutti quanti la loro banda a casa, per cui queste cose qua, il fenomeno si è allargato. Il primo tema era la rete regge o la rete non regge, perché è evidente che ci sono dei dimensionamenti non basati sul picco massimo, ma basati sulla media del consumo. Quindi quando questa media si sposta e si assomiglia al picco, il dubbio di tutti è che queste reti non funzionassero. Allora, internet è una bestia strana, nel senso che funziona, ha funzionato bene e si è espansa così negli anni proprio perché aveva dei meccanismi al suo interno che comunque andasse ne garantivano la sopravvivenza. Su questo assomiglia molto a un organismo umano, per cui l'interazione tra i singoli pezzi e i percorsi che le informazioni fanno all'interno di questo groviglio di cavi e di apparati elettronici, in realtà tendono eventualmente a diminuire un po' le prestazioni, ma tendono comunque sempre a funzionare. E questo è stato dimostrato, per cui, pur essendo dovuti tutti quanti ricorrere a dei meccanismi di potenziamento delle infrastrutture, ove possibile, perché anche infrastrutture dove bastava girare una levettina per aumentare la capacità si è potuto fare, ma dove la capacità era già sufficiente, era già quella complessiva del tubo, lì non puoi fare assolutamente niente se non scavare e posare un altro tubo. Da questo punto di vista l'idraulica è molto simile. Quello che fa la rete invece rispetto a un sistema idraulico è quando c'è congestione, invece che esondare e allagare tutto, rallenta semplicemente le comunicazioni. Quindi noi abbiamo visto un grosso traffico salire, e quindi con tutti quanti che procedevano all'aumento della capacità, ma poi a un certo punto alla capacità massima raggiunta si è visto un progressivo rallentamento di quelle che sono la fruizione dei contenuti. Allora, questo rallentamento di per sé impatta esclusivamente un solo servizio, che è quello che stiamo facendo noi, quindi videocomunicazione live, che può essere una videocomunicazione come quella di adesso, come la fruizione di una partita su Sky piuttosto che su DAZN. Per cui cosa succede? Tutto il resto più o meno si adatta. La mail ti arriva qualche millisecondo dopo, ma tu non te ne accorgi. Il filmato, il video di Netflix ti parte quei 5-6 secondi dopo, ma nessuno se ne accorge. È chiaro che nella videocomunicazione incominci a sentire voci cracchianti, gente che sparisce, perché non riesce più a mantenere questa costante latenza, il termine tecnico, quindi questo fluire costante del contenuto sul tubo. Abbiamo visto, per esempio, una cosa purtroppo no, non dico divertente, ma è un segno delle cose, è un grande progetto che la Compagnia di San Paolo ha sviluppato a Torino
sull'interconnessione delle scuole, quindi un grandissimo quantitativo di impegno umano e risorse economiche per dare a tutte le scuole di Torino, le scuole elementari, una connessione alla rete enorme. Il risultato è stato che col lockdown delle scuole un quantitativo di risorse impressionante che sarebbe stato veramente utile per consentire la didattica a distanza, per consentire una serie di sperimentazioni anche interessanti di modelli educativi e di apprendimento, inutile, perché era una connessione fisicamente legata a un edificio e quell'edificio era chiuso. Quindi tutto si è spostato ed è uno dei grossi temi che stiamo affrontando adesso con la direzione didattica regionale, con l'assessore all'innovazione della Regione Piemonte, è come riuscire a fare in modo che la didattica a distanza sia uno strumento utilizzabile da tutti gli aventi diritto. E lì si scoprono delle cose meravigliose, che sono le cose che comunque noi avevamo sempre visto e detto. Se tu andavi in una qualsiasi conferenza sul digitale a livello europeo, l'Italia oscillava tra il 26esimo e il 27esimo posto in Europa come utilizzo del digitale e padroneggio del digitale da parte dei cittadini. Ma non è vero, noi siamo l'eccellenza, cioè abbiamo le migliori start-up, i ragazzi a San Francisco, cioè abbiamo i migliori programmi. Ecco, noi in realtà adesso si vede che siamo al 26esimo, 27esimo posto. Quindi ti accorgi che internet ce l'hanno soltanto quelli che ne parlano, il grosso della popolazione ha connessioni verosimilmente ignobili o addirittura non le ha, non esistono strumenti tipo iPad, computer, tablet nelle case, se non, chiaro, la solita elite economica o produttiva della nazione, ma i grandi numeri, soprattutto chi ne avrebbe più bisogno, questo non ce l'ha. E quindi a correre dietro, a capire, a partire dai docenti, perché poi uno dice il ragazzino disagiato non ha, no, neanche la professoressa, neanche la maestra ha connettività e strumenti. Poi anche modelli didattici attuabili per videoconferenza. Però non abbiamo le cose, quindi a rincorrere dietro soluzioni, le più bislacche e anche le più inimplementabili, cose bellissime in teoria. Continuo a sentire persone che dicono chiediamo alle istituzioni di dare i computer vecchi per i bambini, in modo da consentire ai bambini di fare teledidattica sui computer vecchi che in ufficio non vanno. Ma se non vanno in ufficio, men che meno vanno un bambino. Questo già in condizione disagiata, già ha difficoltà a frequentare la didattica online, gli ficchi anche un computer vecchio che verosimilmente non riuscirà a far funzionare. No. Spendi 100 euro e gli regali un tablet, stupido a piacere, ma quello è la direzione. Quindi, di conseguenza, le reti stanno cercando di reagire, gli operatori stanno cercando di reagire, ma comunque c'è un limite determinato da come si è sviluppata l'infrastruttura in Italia, dal fatto che il piano di sviluppo della banda ultralarga sia in forte ritardo rispetto alle aspettative, ma il problema è che le aspettative erano troppo ottimistiche rispetto a quanto ci voleva fare le cose. Per cui noi abbiamo grosse parti della nostra regione, del nostro Stato, che non hanno fisicamente le infrastrutture. E per colmare questo divario ci vorranno 5 anni, non bastano 5 mesi, non bastano piani d'urgenza governativi, non bastano neanche stanziamenti multimiliardari, perché fisicamente bisogna fare del lavoro. E questo lavoro impiega un suo tempo. Considero oltretutto, questo non l'ho detto prima, ma appena c'è stato il lockdown si è distribuito in Europa, hanno incominciato a bloccare tutti i magazzini, i fornitori vendevano tutto, grandi operatori facevano man bassa di apparati elettronici nei magazzini, togliendo di fatto disponibilità a piccole società di avere le parti di ricambio, bloccate le consegne dalla Cina e dagli Stati Uniti, per cui volendo anche, ovviamente prezzi che sono aumentati del 20%, invece che farti lo sconto ti chiedono il pagamento del 100% all'ordine, tutti i meccanismi economici che hanno fatto in modo che adesso, se non riaprono le frontiere, se non riapre un meccanismo anche di approvvigionamento dalla Cina e dagli Stati Uniti, noi anche avessimo i soldi non potremmo fare niente, perché non ci sarebbero più niente da mettere in campo. L'unica cosa che posso aggiungere è che questo ci possa servire da lezione per gli anni prossimi. Per cui, da una parte temiamo, no, il rifiuto del digitale, dopo un po' basta, abbiamo fatto troppe videoconferenze, non vogliamo neanche più vedere. In realtà
questo qui dovrebbe essere un forte campanello d'allarme che non è necessario un altro coronavirus per capire l'importanza dell'utilizzo del digitale. È un qualcosa che necessariamente deve entrare nelle case di tutti. Ah, un altro particolare che è divertente, che possiamo citare, è che mentre si vedeva che il consumo, diciamo, dei servizi era un consumo regolare, scandito dall'orario dell'umano, per cui durante l'orario lavorativo si privilegiava il consumo di traffico verso gli operatori che danno chiaramente servizi strumentali al funzionamento delle aziende. Faccio dei nomi: Microsoft. Mentre alla sera era chiaramente tutto un traffico che andava verso i fornitori di contenuti di entertainment, quindi Netflix. Ecco, analizzando invece come è cambiato il traffico, c'è questa fruizione incrociata, per cui non si riesce più, cioè il tempo che scandiva all'interno della giornata si è andato mischiando, per cui tu trovi un grande consumo di Microsoft alla sera, Netflix che compare a mezzogiorno, in parte perché gli abitanti della casa sono cambiati, nel senso che quello che ho detto prima, ormai si consuma da casa propria e quindi si consuma nel nucleo familiare, non si consuma più in ufficio, sia perché uno si può guardare un film di Netflix a mezzogiorno e poi lavora facendo una call conference utilizzando gli strumenti di Microsoft alle 10 di sera, per cui non vediamo più questa chiara distinzione tra il fornitore di contenuto la sera e il fornitore, diciamo, di strumenti business, ma è un grande miscelone, un grande mischione, per cui la gente consuma e fruisce dalle 8 a mezzanotte, mix,